Ai volontari del soccorso alpino, noi proseguiamo parlando in qualche modo ancora di ambiente, in particolare di rifiuti, perché in Sardegna ogni cittadino produce in media mezzo chilo di rifiuti ogni giorno. Gli scarti però possono diventare una risorsa. Per questo a Cagliari è nata una bioraffineria, un progetto sperimentale che ci presenta Maria Spigonardo. Una nuova vita per i rifiuti è possibile, anzi necessaria. All'Università di Cagliari, Facoltà di Ingegneria, un gruppo di giovani ricercatori coordinati dal professor Aldo Montoni ha messo a punto un sistema, la bioraffineria, che trasforma scarti e rifiuti in risorsa dal valore inestimabile. Immaginate per esempio all'umido che buttiamo nella nostra pattumiera o a tutti gli scarti che vengono dalle attività agroindustriali, che sono le attività agropastoreali, gli scarti lattiero-caseari. Ecco, questi rappresentano una grande risorsa che può essere valorizzata recuperando prodotti che hanno un elevato valore sul mercato, quindi possono creare economia verde per la nostra regione e possono anche consentirci di recuperare energia pulita. Un modo questo non soltanto per superare importanti problemi ambientali, ma anche per creare un'economia sana e pulita. Uno scarto può diventare per esempio una bustina per l'umido, ma anche componente prezioso per l'industria cosmetica o farmaceutica e diventare fondamentale energia pulita. Se ci pensiamo, nella nostra isola vengono prodotti circa 55.000 tonnellate all'anno di formaggio e per ogni chilo di formaggio vengono prodotti circa 8-9 litri di siero. Questi residui devono essere gestiti, la loro gestione è talvolta problematica e talvolta è un costo per il processo produttivo. Quindi il nostro obiettivo qua è quello di valorizzarli, di creare valore aggiunto. In particolar modo stiamo studiando dei processi fermentativi in condizioni anaerobiche che hanno la peculiarità di permettere non solo il recupero di energia sotto forma di idrogeno, ma anche il recupero diretto di materiali ad alto valore aggiunto. Queste sono delle celle biochimiche di elettrolisi. Sono celle che rientrano perfettamente nel concetto di bioraffineria, in quanto permettono di ottenere dall'energia chimica contenuta in reflui organici idrogeno, quindi un'energia pulita. Il combustibile del futuro. In questo laboratorio ci occupiamo in particolare del trattamento di sedimenti marini che possono essere contaminati, come sappiamo, sia da inquinanti di tipo organico che da inquinanti di tipo inorganico. In questo caso ci occupiamo degli inquinanti di tipo organico. I sedimenti, una volta trattati, possono essere riutilizzati. Invece che utilizzare appunto altri tipi di trattamento, il trattamento biologico è un tipo di trattamento molto più economico. E diventa quindi una risorsa. Diventa una risorsa, certo, che va a sostituire altri tipi di materiali. È il momento di dare un occhio agli appuntamenti.